Ciao a tutti ragazzi, qui Paranormal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi apriremo altri pacchetti premium del box. Apriremo tre pacchetti da 5 euro, anche questa apertura molto costosa da 15 euro. Tra l'altro, piccola curiosità, ci restano due pacchetti. Ragazzi, con questi due pacchetti faremo un format che abbiamo già fatto con le calciatori panini dello scorso anno. Ovvero, Alessia spacchetterà le due bustine e io e Simone dovremo indovinare la carta. Ovviamente, sarà un qualcosa una di particolare, simpatica. Sarà qualcosa di diverso dal solito spacchettamento, e vogliamo avvisarvi che anche per le aperture di questo box così cercheremo di fare più format di sfide a chi troverà il valore di attacco, di difesa più alto, oppure le rarità più importanti, per evitare che le aperture siano monotone. Ora però abbiamo questi tre pacchetti e ce li spacchettiamo come nostro solito. Simone sceglie la sua, perché io scelgo quella di centrale. Ok. Discentrale. Due, okay. Ale, tu quale vuoi? Vai, prendo questa. Ok, vabbè, allora vado io con questa. Speriamo di trovare qualcosa di prepotente. Secondo me esce una quarta carta invincibile. Un'altra carta invincibile. Andate a vedere il video precedente per chi non l'avesse visto, ragazzi, assurdo. Me ne sono chiamate tutte le carte invincibili. Ok, dai. Carta invincibile, no. Speriamo di no, ragazzi. A noi mancano pure dei top player. Infatti, ancora ci sono le limited firmate che potremmo trovare. Vabbè, partiamo con Borja Valero, Daniel Bessa. Questo manca sicuro con questa capigliatura. Mai visto. Bellissimo. Omeonga, Padelli anche lui manca, sono sicuro. Le rare, un centrocampista. Ma che è sta ignoranza? Quattro centrocampisti. Va bene. C'è un centrocampista? No. Quindi la limited sarà quasi sicuro Boateng. Sì. Vabbè, in realtà ci sarà pure Zemani, Benassi, vabbè, vedremo. Vabbè, con questo. Pessina, Caputo. Vabbè, la cosa sicura, non c'è una limited firmata, perché non c'è, diciamo, le limited firmate sono due attaccanti e un portiere. Prima carta, Yankto. Mi manca. Sembra di... Non me lo ricordo proprio. No, mancante. Linetti abbiamo. Che sì, lo abbiamo. La limited è di Gemali. Terza limited, ragazzi, mamma mia. Va bene, va bene. Solo? Ah, ok. L'ho contate male. Terza doppia. Sì. Ok, vado io con il secondo pacchetto di questa apertura. Speriamo di trovare un top player o una card firmata. Allora mettiamole sul fondo. Ormai dopo aver aperto la maestosità di queste buste, non so se vi rendete conto, 5 euro a bustina. Aprire i pacchetti normali ci sembrava una poverata pazzesca, quando in realtà non lo è assolutamente. No, infatti, quanti pacchetti siamo? Questo è il dodicesimo che apriamo. Va bene, adesso sono tanti soldini. Pezzella, fate voi il calcolo di quanto dobbiamo spendere. Benassia, Dormisi, Orsolini, Milik ancora. Trovato centinaia di volte, dai. Allora, ma me lo dai? Tre attaccanti, dai. Ma no, nessun top player. Dai. Però potrebbe esserci una firmata. Ronaldo firmato, vi prego. Allora, Barella super draft. Va bene. Va benissimo. Dai. Felicier, basta. Esci da questo corpo, Felicier, basta. Ronaldo firmato, vi prego. Oh, vabbè, li abbiamo finiti. Quali ci mancano? La limite dell'attaccante. O è Milik o è Ronaldo, firmata. Ronaldo! Vabbè, non fa niente, non è firmato. Eroe, ragazzi, fantastico. Cioè, ormai per noi trovare Ronaldo limited siamo arrivati a un punto che è normalità. È diventata l'abitudine, non... Ronaldo limited, il secondo. Mamma mia, non ho parole. Ritorno, la vendetta di Ronaldo. Sempre bellissimo, ma noi lo vogliamo. Top player, ho firmato. Ho top player, ho firmato. Simo, top raga, top player, lo prendiamo top player, ho firmato. Dai, top player, ho firmato. Dai. Ce l'abbiamo fatta. Vai, ragazzi. Ce l'abbiamo fare per forza. Dai. Allora, De Sena. Non lo so pronunciare. Dix, ok. Sì. Frattali, Manolas, centrocampista, difensore, attaccante. Top player. Sono un eroe. La manita colpisce ancora. Perché le probabilità che siano doppie è quasi del 50%. Jarosinski. Ok. Anche Sau. O Malleas in palo sembrava Messi, invece Sau. Ok, con calma. Andiamo con top player in fondo. Difensore. Oh, di nuovo, ragazzi, dietro le buste c'è scritto che si trovano 7 base, no, 6 base, abbiamo trovato 6 base, 3 speciali e una limited edition. Queste le conta come speciali? Qui ci dice che tra le 3 car speciali possiamo trovare una idolo, muro d'acciaio, guanto d'oro, super draft, Iron Man, supereroi, stelle, top player, card invincibile, coppia imbattibile, non è una rara. Vabbè. Cos'è questa rara? Vabbè, dai, fa. Centrocampista. Bam! No, Benassi. Benassi limited non firmato, fa niente, mi dispiace, ragazzi. Poi abbiamo Cristante. Che abbiamo? Super draft, okay, ragazzi. Si va di tatto. Di tatto non si capisce, è un top player, ma chi? Un attimo. Io direi di spizzarla piano piano. No. Raga, questo è Ronaldo.
Aspetta. No, non è Ronaldo. Può essere Cristiano Ronaldo. Sì, sembra meglio. No, non è vero. Prego, dai. E dico che è un'altra volta Immobile. 3. E 3, 2, 1, go! Boom! Dzeko! Dzeko! Manca, 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 manca. Ronaldo e Icardi. Ne mancano due. Dai, da che ce ne mancano? Icardi non l'abbiamo. Icardi non l'abbiamo. Ok, Icardi e Ronaldo. Confondendo la collezione l'anno scorso. Sì, ovviamente, tra tutti i top che stiamo trovando tutti questi anni. La manita colpisce. Dzeko, Dzeko, è sempre la manita. Ci vuole la manita. Spacchettamento pazzesco, pazzesco. Hashtag manita top player. Limited edition di Ronaldo. Top player Dzeko. Che spacchettamento. Ce ne mancano due di top player a questo dai, punto. Dai, ce la possiamo fare. Che siano qui dentro. Che siano in questi due pacchetti che useremo per la sfida. Oppure in questi 24 pacchetti 24. Che useremo per le altre sfide. Non lo so. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti se ci credete nel trovare gli altri due top player. Più magari una firmata. Anche quella di Andanovic non mi farebbe schifo. E beh ragazzi, io direi che questo video può finire qua. Io mi auguro che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like. Iscrivetevi e seguiteci su Instagram se ancora non l'avete fatto. Beh, da Paranormal Comics è tutto. E noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!